Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio fare vedere le bustine che mi hanno dato dopo aver partecipato al torneo local a Singapore domenica 22 novembre. E ovviamente sono bustine OCG in giapponese, perché qui si usa il formato OCG, e le apriremo insieme perché non so che cosa aspettarmi. Come vedete sono due Blazing Vortex più questa busta qui, che in pratica cosa è successo? Alla fine del torneo il tipo, il gestore del locale, sul computer ha fatto girare una specie di ruota della fortuna, diciamo così, un po' di volte, e se veniva fuori il nome di un giocatore, quel giocatore riceveva un premio. E siccome una volta è venuto fuori anche il mio, mi hanno dato questa bustina che vedete è una roba del 2014, scritto Arc 5, e vedremo che cos'ha. Però prima di andare ad aprire le buste vi voglio far vedere queste carte, perché in pratica, finito il torneo, vi spiego un po' cos'è successo. Alcuni giocatori hanno comprato dei box, per esempio hanno comprato Rise of the Duelist, però anche altri. E che cosa facevano? Tipo 5-6 persone si dividevano il prezzo del box e poi andavano a prendere ognuno 4-5 bustine a seconda di quante persone c'erano, e a turno ognuno apriva una busta. E che cosa succedeva? Contavano i livelli e i ranghi dei mostri trovati, li sommavano, e chi aveva il valore più alto prendeva tutte le carte. E quindi facevano questo gioco, e in realtà l'hanno fatto per... hanno comprato tipo 5 o 6 box, però loro cercavano solo le carte, quelle di rarità alta. Quindi hanno accumulato una quantità bella grossa di carte normali o rare o che avevano già, e un po' me ne hanno date, e le vedete qui, adesso andiamo a vederle. E tra l'altro poi questo discorso che cercavano le carte a rarità alta, ricordatevelo, perché quando abbiamo visto queste carte vi devo dire una cosa interessante. Allora, cominciamo a vederle. Allora, qui abbiamo il, non so se lo vedete, questo è il drago armato livello 10. Ovviamente tutto scritto in giapponese, perché anche se sono a Singapore e quindi qui parlano l'inglese, il cinese, OCG sono in giapponese. E infatti ho chiesto: ma come fate a capire cosa fanno queste carte? E ci hanno detto: beh, ormai sappiamo gli effetti, però conoscendo il cinese almeno alcuni di questi caratteri riescono ad intuire più o meno che cosa sono, e comunque se sono carte nuove hanno sempre il traduttore. Quindi questo è il drago armato, come vedete è un, non so se si vede in realtà, ma è un super raro, sembra, brilla un po', però vabbè. Poi, allora, hanno visto che giocavo degli eroi, quindi mi hanno dato, sposto un attimo le bustine, mi hanno dato un Nebbia Ombra, che vedete qui, e due Vion, ok? E come potete vedere, questo è interessante, sono tutti rari, so se vedete hanno la scritta in argento, mentre quelli che giochiamo noi nel nostro deck, se avete visto la deck profile, altrimenti ancora dovrebbe apparire il link qui sopra, quelli che abbiamo noi sono ultra e super, ok? Quindi hanno rarità diversa. E un'altra cosa interessante da notare è che mentre quelli nostri in italiano hanno la scritta lunga, diciamo, quindi eroe vision o eroe elementale, loro qui hanno l'abbreviazione, quindi elementale è Iiro con la E, mentre visione è Viiro, come potete vedere. Quindi siccome hanno visto che giocavo qualche eroe, mi hanno dato anche questi, e va bene. Poi che cosa mi hanno dato? Mi hanno dato questo, che è un Link 3 eroe, e sinceramente non so cosa fa, però io gioco Bambole Ombra, non eroi, quindi ok, magari non me ne farò molto, però vabbè, sempre gratis. Poi mi hanno dato un Ribellione Oscura, ok, che è raro anche questo, vedete la scritta in argento. Poi mi hanno dato il Link, quello per gli Psy, non so come li pronunciate,
che è un super raro. Mi hanno dato il sincro, sempre per loro, che è un raro qui. Non so se si vede sempre la scritta in argento, eccola. E infine mi hanno dato Scisma Bambola Ombra, che anche qui è raro, mentre vi voglio fare vedere quello che usiamo noi è un ultra raro. Ok? Però va bene averne due, non penso che ne userò due dentro al mazzo, però comunque fa sempre comodo averlo. Che tra l'altro, come mi dicevano, i costi delle carte OCG sono molto più bassi di quelli TCG. A parte alcune, e qui torniamo a quello che vi volevo dire prima. Come sapete, il boss monster del mazzo che ho portato è il BLS, il glorioso soldato nero Link. E in pratica loro, aprendo un box, che cosa hanno trovato? Il glorioso soldato nero in giapponese, che a quanto mi dicono costa anche più di quello nostro. E vi metterò qui da qualche parte la foto. Ho fatto allora la foto di questo in italiano vicino al suo amico in giapponese, che sembra abbiano anche la stessa rarità. Quindi era interessante questa cosa, perché l'hanno trovato proprio aprendo i pacchetti nel modo che vi ho detto, quindi a turno ognuno apriva una bustina e chi aveva il livello più alto si teneva tutto. Detto questo, possiamo passare all'apertura delle buste, quindi spostiamo qui. E devo dire comunque, come ho già detto nell'altro video, probabilmente che molto molto amichevoli come persone, un torneo molto rilassato, nessuno che si incazzava, nessuno che si triggerava, molto disponibile a spiegare gli effetti delle carte, quindi veramente una bella esperienza e il fatto che mi abbiano anche regalato queste carte lo dimostra. Allora, io direi di cominciare con questa busta che non so che cosa contiene. Allora, proviamo ad aprirla. E ovviamente, ragazzi, le carte che escono qui sono delle carte in giapponesi, quindi non so neanche gli effetti. Allora, vediamo che cosa c'è. Allora, ci sono due carte. Ok. Questo è, sembrano dei dragoniti, credo, almeno questo mi pare, e hanno una rarità un po' strana, non capisco che rarità sia, non so se vedete, brilla un po', ha come dei puntini sopra, e vedete come brilla. Quindi, ripeto, non ho idea che roba sia sta roba, però, boh, almeno sembra carina. Mentre questo è un sincro di livello 6. E, boh, ripeto, io non è che conosco tutti i tipi di carte uscite, comunque qui dentro ce n'erano solo due e vabbè, abbiamo visto anche questo. Adesso andiamo ad aprire il Blazing Vortex. Quindi mi hanno dato due buste per aver partecipato al torneo e vediamo se qui abbiamo più fortuna oppure no. Quindi, che cosa abbiamo trovato? Andiamo a vedere. Allora, c'è sta roba qui. Ok. Poi c'è un mostro luce. Allora abbiamo una rara solo. Ok. E io ripeto, non so. Ah no, abbiamo trovato. Ah, guarda, un altro. Quindi abbiamo sti tre qui che non so cosa siano. Un altro drago armato di livello 10, che è come quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Se vi ricordate, l'ho messo qui. Era il primo, quindi adesso abbiamo anche il suo amico. Perfetto. E poi abbiamo sta roba strana, è una trappola, non ho idea cosa sia. Magari andrò a vedere poi nel database, però insomma, una rara, una super rara e tre comuni. Totale 5 carte. Queste posso dirvi solo, vedete l'attributo, però il tipo non lo so perché io purtroppo il giapponese non lo conosco e anche se vivo a Singapore da 8 anni, il cinese non è neanche quello proprio il mio forte, anche se ho cercato di impararlo, ma purtroppo fare pratica qui non è semplice perché quando vi vedono che siete occidentale, di default vi parlano in inglese, non vi parlano certo in cinese. E quindi quella è una cosa da considerare.
Allora, questa busta fa un po' fatica ad aprirsi per qualche motivo, non so come mai. Allora, tentiamo, vediamo come fare. Se fa fatica ad aprirsi, probabilmente c'è qualcosa di buono, o magari no. Vediamo, vediamo. Allora, tiriamo fuori le carte. E vediamo chi c'è. Allora, c'è questo che è un livello 8 fuoco, 500 attacco, 2005 difesa. Non so che cosa faccia. Questa specie di pantegana, non so cosa sia, un topo, un roditore, insomma, 1600 di difesa. Vabbè. Poi abbiamo questa. Anche questa non so cosa sia, è un livello 6 terra 2004-1002. Abbiamo un equipaggiamento che fa un po' paura vederlo così, è una specie di boh, di scettro con un teschio. Anche qui dovrò guardare. L'unica cosa che capisco è qui dove dice, non so se vedete, 1000 life point. Quindi probabilmente è qualcosa che boh, forse aumenta i life points di 1000. E poi abbiamo una rara che è boh, 700, 1000 e niente, fuoco livello 2, però non so dirvi di più. Quindi, queste sono le carte che ho ottenuto. Ripeto, devo guardarmi cosa vogliono dire perché non lo so, a parte alcune tipo questa che conosco, o queste, o il ribellione oscura, vabbè, oppure i mostri eroi che ho già, però gli altri non so che cosa facciano, non credo mi saranno utili per la costruzione del mazzo Bambola Ombra o Shadol se preferite, però niente, questo era quello che volevo condividere con voi. Questa sarà un'esperienza interessante, giocare con un mazzo misto di carte italiane e giapponesi, però vi terrò aggiornato. Quindi questo è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!